Buonasera, ben ritrovati con l'informazione. A Bari questa mattina la presentazione della nuova programmazione regionale per il 2021-2027. Oltre 5 miliardi e mezzo assegnati alla Regione Puglia. Sentiamo al riguardo le dichiarazioni del governatore Michele Emiliano e dell'assessore regionale al bilancio Raffaele Piemontese. L'Unione Europea e la Regione Puglia stanno facendo il loro dovere nei confronti delle giovani generazioni, nei confronti del grande problema della parità tra uomo e donna, nel superamento della differenza di sviluppo tra il nord e il sud d'Europa, in particolare d'Italia. Tutto funziona adeguatamente, queste giornate di verifica delle eccellenze che la Regione Puglia ha messo in campo nell'utilizzo dei fondi europei ci confortano, ci incoraggiano, ma contemporaneamente bisogna che la Repubblica Italiana ci segua, bisogna che lo Stato e il Governo si rendano conto che le politiche europee sono fondate strutturalmente sulle regioni e che l'accentramento che si sta realizzando o che si sta tentando da parte del governo, tutto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutto in capo al Ministro Fitto, di tutte le linee di finanziamento, dal PNR all'FSC, ai fondi europei. Mi dicono che addirittura il Ministro Fitto ha tentato di ottenere la disponibilità persino dei fondi europei, perché in un delirio di onnipotenza sta cercando di accorpare ogni linea di finanziamento. Evidentemente siamo preoccupati. Siamo preoccupati perché il buon lavoro che, ripeto, la Puglia e l'Unione Europea hanno fatto ottenendo risultati straordinari, rischia di saltare per aria. Siamo in una fase in cui abbiamo tantissime risorse a disposizione per fare in modo che la vita reale dei pugliesi possa cambiare in meglio. Noi oggi lanciamo, dopo l'approvazione di ieri del Comitato di Sorveglianza, un POR di 5 miliardi e mezzo di euro. L'occasione storica sta nella unione con le spese del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quindi ci troveremo di fronte a un ammontare di risorse che sta sotto i 15 miliardi di euro. Lo facciamo puntando su un tema fondamentale che è quello del lavoro e della sostenibilità ambientale. Noi abbiamo la necessità di creare lavoro stabile, di creare lavoro fatto da buona impresa, il tutto all'interno di un contesto in cui i confini e i limiti del pianeta possano essere rispettati. A una settimana dalla prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Foggia, restano 7 i candidati in campo che si sono confrontati davanti alla comunità accademica. Ce ne parla Lucia Piemontese. A una settimana dalla prima votazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Foggia, prevista per mercoledì 15 marzo, c'è stato ieri finalmente il primo confronto tra i 7 candidati. L'area medica sente di avere stavolta l'occasione imperdibile di esprimere per la prima volta il magnifico dell'Ateneo Daunio, ma compattarsi è indispensabile e a tal fine mercoledì scorso si è mosso il preside della Facoltà di Medicina Gianluigi Vendemiale, che ha convocato una riunione con i rappresentanti dei settori disciplinari dei due dipartimenti dell'area, con la chiara volontà di unificarli intorno al candidato e proprio allievo Gaetano Servidio, direttore di scienze mediche e chirurgiche, che ha già avuto il via libera e il sostegno dichiarato del Dipartimento di Economia. Ma il professor Lorenzo Lomuzio, ex direttore di medicina clinica sperimentale, ascoltato dall'attacco, ha fatto capire chiaramente che, per quanto tutti auspichino la sintesi e un rettore che provenga proprio da medicina, non intende affatto cedere il passo e lasciare il campo libero a Servidio. Altro elemento significativo emerso dalla giornata di ieri è l'attacco frontale su più punti, dalla didattica alla ricerca, da parte della direttrice di giurisprudenza Donatella Curtotti nei confronti dell'ex rettore Pierpaolo Limone, da lei sostenuto nel 2019. Ieri è emersa invece una grande distanza con Servidio e l'altra candidata Barbara Caffarelli, che hanno preso le difese dell'attuale rettore
rettore dell'Università Telematica Unipegaso. Presso la Sala degli Orologi della Prefettura di Foggia, quest'oggi l'incontro con gli attori istituzionali, sociali e economici e del terzo settore per la formale adesione al patto per la sicurezza urbana del Comune Dauno. L'accordo sancisce l'attuazione del sistema territoriale di sicurezza partecipata sottoscritto lo scorso 6 febbraio tra Prefettura e Comune alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Fabrizio Sereno. Il programma, quindi sottoscrizione alla presenza del signor Ministro per dimostrare tangibilmente l'interesse e l'attenzione del livello centrale, in particolare del Ministero dell'Interno, sulle problematiche di Foggia. Continua con la partecipazione attiva attraverso questa sottoscrizione di un accordo pattizio fondamentale per la città di tutte le componenti socio-economico istituzionali che possono e dovranno concorrere all'attuazione piena del patto per la sicurezza urbana di Foggia e dove abbiamo assunto l'impegno sacrosanto di rinnovare quotidianamente l'impegno che abbiamo sottoscritto verso la città e verso i cittadini. C'è stata una condivisione piena, partecipazione attiva di tutti i componenti che si sono impegnati, ciascuno per la propria parte competenza, a sostenere ogni attività, iniziativa del Comune e tutte le iniziative programmate nell'ambito del patto della sicurezza urbana di Foggia, a partire dalla implementazione di sistemi di videosorveglianza, dal confronto concreto e importante con la gestione commissariale, perché in questa fase conclusiva del loro mandato possano iniziare ad attuare e concretamente tutti gli impegni programmati e già validati e adottati a livello amministrativo per tutti quegli aspetti che attengono superamento del degrado, miglioramento della vivibilità, che sono stati già programmati e già in buona parte appaltati, lavori importanti per il riqualificazione urbana e sostenuta da fondi importanti del PNRR, nonché un potenziamento delle politiche della sicurezza, delle politiche sociali, proprio per generare questa migliore vivibilità nel territorio. Come un fiume carsico che ogni tanto riappare in superficie, la questione del Tribunale di Lucera, soppresso ormai 10 anni fa, è tornata nel dibattito politico locale, ma derivante da una fiammata innescata a livello nazionale direttamente dal sottosegretario Andrea Del Mastro, che ha proprio la delega alla geografia giudiziaria. L'esponente di Fratelli d'Italia è un avvocato di Vigevano, il cui presidio giudiziario ha subito la stessa sorte di quello lucerino e quindi ha assistito personalmente al fallimento della riforma che non ha prodotto risparmi e ha generato più che altro problemi a tutti gli operatori della giustizia, oltre che agli stessi cittadini. Tanto più in Capitanata, dove l'unico calderone di Foggia ribolle di malcontento e disagi, e con il passare del tempo aumentano le lamentele per le condizioni di lavoro e per l'efficacia della gestione dei processi, con un numero crescente di quelli che finiscono in prescrizione a causa di una macchina giudiziaria sempre più lenta e inefficiente. E quindi viene invocata la riapertura di qualche presidio per avvicinare i cittadini ai luoghi dove la giustizia viene materialmente amministrata. Del Mastro ha subito fissato la scadenza temporale del 2023 per prendere una decisione da parte del governo Meloni e anche un paletto per certi aspetti decisivo. Un eventuale provvedimento si baserà su quanto esisteva nel 2013, escludendo quindi qualsiasi ipotesi di creare nuovi tribunali. O Lucera o niente. E se si considera la condizione disastrosa in cui versa la giustizia in provincia di Foggia, è chiaro che le speranze tornano a essere consistenti. Le segreterie territoriali CGL, CISL e UIL hanno convocato un'assemblea di tutto il personale del comparto della giustizia per aderire alla giornata nazionale di protesta Giustizia allo sfascio, indetta dalle 3 organizzazioni sindacali. L'intervista a Elena Monticelli della segreteria provinciale Funzione Pubblica della CGL. Ufficiali di CGL, CISL e UIL Funzione Pubblica hanno deciso di aderire alla giornata nazionale di mobilitazione della giustizia che è stata promossa dalle 3 sigle sindacali a livello nazionale. Questo perché riteniamo che sia importante riaprire un tavolo di trattativa col Ministero che finora non aveva minimamente tenuto conto delle varie tematiche portate a livello sindacale, non aveva aperto anche il confronto sui temi del contratto e sulla dotazione dell'organico in tutti gli uffici che riguardano
riguardano il Ministero della Giustizia. Oggi ieri è arrivata la convocazione del tavolo nazionale, ma ancora all'ordine del giorno non ci sono tutti i temi che le organizzazioni sindacali chiedono. Ci sono diversi uffici che hanno tantissimi problemi e che avranno tantissimi problemi con anche la riforma Cartabia. Abbiamo dei problemi per quanto riguarda il personale del UEPE, il personale amministrativo delle carceri, quindi riteniamo che sia fondamentale che sui territori si sostenga lo stato di agitazione nazionale che hanno promosso le tre singhe sindacali a livello nazionale. Quali sono i problemi risolvibili nell'immediato? Allora, riteniamo importante che il Ministro apra la contrattazione sul contratto per applicare il contratto delle funzioni centrali all'interno del Ministero e che si proceda con le progressioni economiche e con maggiori assunzioni in tutti gli uffici del Ministero della Giustizia. È importante che ci siano assunzioni stabili, perché col PNRR sono stati fatti dei concorsi per assunzioni precarie e non assunzioni stabili. Riteniamo che quindi siano insufficienti le assunzioni per garantire i servizi della giustizia alla cittadinanza. È stato presentato a San Severo, a Palazzo d'Araprì, il libro di Don Nicola Bux e del professor Guido Vignelli, La Chiesa Sinodale. Un libro che dà profondità e spessore al tema della trasformazione e della riforma della Chiesa Cattolica. Sentiamo Beniamino Pascale. Ecco, siamo qui a San Severo per la presentazione del libro La Chiesa Sinodale. E è un testo scritto a quattro mani insieme a Guido Vignelli e cerchiamo di mettere a fuoco un po' questo tema oggi attuale, perché la Chiesa è in stato quasi di consultazione, direi quasi permanente, e naturalmente è oggetto di valutazioni contrastanti. Qualcuno intende la sinodalità come la democratizzazione della Chiesa, qualcun altro appunto teme una sorta di snaturamento della natura gerarchica della Chiesa. In ottobre ci sarà un sinodo. Con questo nostro libro abbiamo voluto dare un contributo al dibattito, cercando per quanto possibile di esprimere le preoccupazioni, i rischi e le precauzioni da prendere perché non si vada fuori strada, perché la Chiesa non è qualcosa alla carte dove ognuno può dire la voglio così, la voglio colà. La Chiesa è legata al suo fondatore, a Gesù Cristo, e quindi ha una sua natura, noi diciamo, divino-umana, e pertanto va rispettata come tale. Ho affrontato assieme a Don Nicola Bux il tema della riforma sinodale della Chiesa, secondo lo stile sinodale, perché mi sembra un fenomeno che va oltre la teologia degli esperti, degli ecclesiologi, eccetera. È una cosa che riguarda tutti i semplici fedeli, in quanto la riforma sinodale tende, almeno per quello che si capisce, a cambiare la stessa concezione di Chiesa. La concezione di Chiesa, quella tradizionale, è di una società vera e propria, una società perfetta, quindi autonoma, gerarchica, organizzata. Mentre invece lo cosiddetto stile sinodale, o che dovrebbe caratterizzare una nuova chiesa sinodale, è totalmente diverso, perché parte da una concezione di chiesa come generica comunità di persone che in maniera spontanea stanno assieme e operano insieme, mettendo a collegamento tra loro le concezioni di fede e le esperienze soprattutto di fede. Questo è un po' il rischio di ridurre, cioè, la chiesa come società a una semplice convivenza di esperienze di fede di tutti i tipi. Una notizia di cronaca: Pietronilla De Santis, la 45enne uccisa dal marito ieri a Carlantino, è stata colpita con 41 coltellate. L'uomo, il 54enne Antonio Carozza, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario e al momento è ricoverato in ospedale a Foggia dopo aver ucciso sua moglie. Ha tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone della loro abitazione da un'altezza di oltre 3 metri. A dare l'allarme è stata la figlia 20
23enne della coppia quando alle 15.30 è tornata a casa dal lavoro. La vittima era sul divano e Antonio giaceva accanto al suo cadavere. Impugnava ancora l'arma del delitto, un coltello a serramanico che custodiva in casa. A quel punto la figlia ha tentato di disarmarlo, ma lui si è ferito più volte all'addome. Poi è salito al primo piano dell'abitazione e si è lanciato nel vuoto. A quanto si apprende, l'uomo già da qualche tempo era in cura presso il centro di igiene mentale di Lucera, ma non era seguito dagli assistenti sociali del comune di Carlantino. Soffriva di depressione e ultimamente si vedeva sempre meno in paese. Bene, con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per essere stati all'ascolto. Appuntamento questa sera a lunedì alle ore 20. Grazie a tutti e buona serata da Onofrio D'Alessio.